Ciao amici e benvenuti in questa nuova puntata di Affinity Photo Tutorial. Prima di iniziare, una cosetta da dire subito: qualcuno di voi potrebbe riscontrare che nell'ultima versione di Affinity Photo, quando va sulla scheda stock e cerca di prendere delle foto da Unsplash, dall'elenco del catalogo Unsplash, non riesce a trasferire l'immagine sull'area di lavoro. Questo qui è un bug noto su questa versione che sto utilizzando anch'io ora di Affinity Photo. Ci stanno già lavorando, hanno già risolto il problema nella versione beta, già non esiste più questa problematica, la rilasceranno al primo aggiornamento, appena accumuleranno un paio di aggiornamenti per sistemare dei bug, rilasceranno anche questa modifica. Tuttavia non è un problema, perché ti basta eventualmente cliccare sull'immagine, sulla scheda stock che ti interessa, si aprirà il browser su Unsplash e potrai scaricare l'immagine direttamente da lì. Quindi una cosa molto semplice, te ne ho già parlato nel precedente tutorial sulla fotografia Polaroid, ti ho fatto vedere come si inceppava anche nel mio caso e come fare per scaricare ugualmente la foto. Nulla di problematico, è solo un lavoretto in più. Insomma, niente di particolare, volevo dirti questa cosa. Oggi faremo un tutorial sul crop, una cosa molto semplice, un ritaglio però, ed è stato un suggerimento, una domanda che mi ha fatto uno di voi, quindi scrivetemi su Telegram se volete darmi un suggerimento. Cioè, non è che le faccio tutti i suggerimenti che mi date, vado a fare dei video, però magari se c'è qualcosa di interessante che ritengo utile, vado a fare un video dedicato, come in questo caso. E mi chiedeva, per l'appunto, quando faccio il crop si può vedere la griglia dei terzi, ma si può anche cambiare questa visualizzazione utilizzando delle altre sovrapposizioni? Certo, si può fare, te lo spiego in questo tutorial. Ed eccoci qui sul desktop del mio computer. Prima di iniziare, come sempre, ti ricordo che se troverai complessi i passaggi che vedrai da qui ai prossimi minuti, io ho realizzato un corso completo dalle basi fino ai concetti più avanzati su Affinity Photo. Ti metto qui nelle note dell'episodio il link a una pagina dove potrai vedere tutti gli argomenti del corso, delle lezioni gratuite tratte dal corso, e farti un'idea se è un corso che ti serve. Eventualmente, se ti serve, per me sarà un piacere vederti a bordo. Ma torniamo qui in questo tutorial. Bene, ho selezionato alcune immagini, eccole qui, adesso andiamo a fare dei ritagli. Come si fa il ritaglio? Colonna di sinistra, andiamo a prendere lo strumento ritaglia. Cliccando qui, vedi che sull'immagine compare un riquadro e una sovrapposizione. Questa qui è la griglia dei terzi. Se non sai di cosa si tratta, è necessario che tu vada a fare un corso di fotografia. Non sto qui a spiegare cos'è, se vogliamo semplificare, sono delle linee guida per fare un ritaglio che rispetti delle regole compositive di base. Quindi abbiamo questo ritaglio dove possiamo andare qui sui lati e ridimensionare il nostro ritaglio, vedi, spostarlo per decidere di ritagliare questa immagine, ad esempio in questa modalità perché mi piace di più, e vado a cliccare su applica e viene applicato il ritaglio. Torno indietro con un Ctrl Z perché non voglio rovinare l'immagine in questo modo. Perché? Perché i ritagli andrebbero fatti con una logica, non in un modo così selvaggio a caso. No, bisognerebbe perlomeno rispettare degli standard per avere una continuità nella tipologia di foto che andiamo a presentare. Ok, nessuno ti vieta di fare un ritaglio, adesso andiamo a vederlo in questo modo, vedi, molto largo e basso in altezza, ma l'importante è che tu rispetti, vada a rispettare questa tipologia di ritaglio in tutte le foto che tu vai a fare, in tutte le produzioni che vai a mostrare online o con delle gallery. Insomma, questa è una cosa fondamentale, non puoi fare un ritaglio così, dopo un altro di questo modo, un altro così, cioè, e a volte si vedono queste cose, dei ritagli un po' selvaggi. Quindi, o mantieni lo stesso standard oppure ti adatti ad uno standard più comune. I standard più comuni sono il formato, quello delle APS-C o full frame, ovvero rapporto 3:2. Per farti capire, andiamo qui, lo portiamo all'estremità, io qui avevo fatto una foto con una APS-C, eccolo, questo qui è il rapporto, diciamo uno dei rapporti standard, 3:2, larghezza 3, altezza 2 come rapporto, non guardare i riquadri. Bene, se io voglio fare un ritaglio adesso mantenendo queste proporzioni, come posso fare? Vai qui sulle opzioni dello strumento ritaglia e su modalità da senza vincoli metti il rapporto originale. In questo modo mantiene il rapporto originale dello scatto. Tant'è che se adesso io prendo un angolo e riduco, vedi che mantiene comunque le sue proporzioni. Io posso prendere qualsiasi punto di ancoraggio che sono questi quadratini qui, però le proporzioni rimangono sempre quelle, quindi non ho il rischio di cambiare formato.
Se invece ho una fotocamera che ha dei formati differenti, un 4 terzi, e voglio arrivare a questo formato 3:2, come si fa? Oppure ho questo formato e voglio ritagliare in 16 noni, come si fa? Devi andare qui sull'ingranaggio e trovi tutte delle proporzioni comuni, le vedi indicate anche qui, e trovi l'1:1 che è il quadrato, 2:1 eccetera, ma c'è il rapporto, quello che abbiamo già visto, 3:2, che è quello che sto utilizzando ora, ma puoi anche utilizzare il 16 noni. Andiamo su 16 noni, eccolo qui, un ritaglio un po' più largo e meno alto, che magari può essere utile se devi fare dei ritagli per pubblicare delle foto su un video da mostrare in qualche computer, in qualche televisione. Ok, capiti come si possono capite come si possono scegliere le proporzioni adatte alle nostre necessità? Come si cambia quella griglia di riferimento che abbiamo davanti a noi? Si fa in un modo molto semplice, sempre dalle opzioni dello strumento ritaglia, troverai in fondo, vedi che c'è anche ruota, la drizza, troverai sovrapponi. Sovrapponi è quella griglia che vedi davanti, griglia dei terzi, ma scegliendo dal menu puoi dire nessuno, oppure puoi dire spirale aurea, che tanti preferiscono utilizzare per gestire la composizione. Anche qui spiegarti cos'è la spirale aurea non è il posto adatto, ci vuole più tempo, ci vorrebbe un video dedicato. Ad ogni modo, a chi piace utilizzare questo metodo, questa sovrapposizione nella composizione, può scegliere spirale aurea. Adesso vedi, va a fare il ritaglio cercando di rispettare questo, magari questa regola compositiva, ok? Vedi, potrebbe andare bene così, ad esempio, potrebbe essere un'idea, ma il problema della spirale aurea è che la spirale inizia in questo punto, ma io vorrei poterlo spostare in altri punti per la mia composizione. Come si fa? Con una combinazione di tasti, si prende il tasto Shift, quello per le maiuscole, e il tasto O di Otranto, e cliccando lì vedi che cambia il punto da dove parte la spirale in rotazione, quindi puoi decidere ad esempio di farlo partire qui dalle tre cime di Lavaredo per poi farlo finire sul Monte Paternò o Paterno, come si vuol dire. Ok, mettiamo lì, ecco, può essere un'idea questa qui per la tua composizione. Ovviamente possiamo anche cambiare la tipologia di sovrapposizione, abbiamo visto griglia di terzi, spirale aurea, c'è anche la diagonali. Diagonali ti permette anche qui di avere dei riferimenti per magari fare una determinata composizione della tua immagine, dipende un po' da te cosa ti piace fare, cosa ti piace utilizzare. Si può anche premere direttamente il tasto O sulla tastiera senza lo shift per cambiare in automatico il metodo di sovrapposizione. Bene, fatta la nostra scelta, andiamo su questa spirale aurea, potrei dire ok, mi piace questa qui in 16 noni, applica, e viene applicata il ritaglio sulla base della mia scelta, e farò così anche sulle altre immagini, questa qui, ritaglio, qui vado su rapporto originale, posso decidere di mantenere questo metodo di ritaglio, applica, avanti così, andiamo su questa, adesso queste sono immagini già ritagliate, quindi si può dire che tutto sommato, anche qui lo vedi più o meno, già rispetta le regole di composizione. Ecco qui un'altra foto molto molto carina, vedi che lavora sia in orizzontale che in verticale, quindi non hai questa tipologia di problema. Ok, e basta, niente, non c'è altro da aggiungere, possiamo dire, andiamo qui al rapporto originale, possiamo dire che non ci sono altre cose da aggiungere al riguardo. Spero che questo video ti sia stato utile, quindi torniamo alla fine. Come puoi sostenere il mio progetto, darmi una mano se ti piace quello che sto facendo? Anzi, vai qui sotto nei commenti e fammi sapere se questi video ti interessano, ti piacciono, altrimenti anche smetto di farli se non ti interessano. Puoi farlo in tanti modi, mettendo un like al video, iscrivendoti al canale, un clic sulla campanellina per rimanere aggiornato o aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni. Se invece vuoi dare un contributo ancora più consistente, puoi diventare un patron, quindi anche con un caffè al mese puoi sostenere il mio progetto, che adesso ho degli obiettivi ben chiari. Se riesco a raggiungere un determinato obiettivo, potrò anche passare su uno studio molto più attrezzato per fare questa tipologia di video, eccetera. Altrimenti, se ti interessano i miei corsi, come sempre, vai sul mio store, trovi i miei corsi, se c'è qualcosa che ti interessa puoi partecipare, accedi al corso che sarà tuo per sempre, in più mi darai anche una mano a continuare a fare questo lavoro.
Per questo video tutorial è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Alessio.